In un nuovo trattato l'unione monetaria completa di una data, 1999 per chi sarà pronto, si affianca ad altri avvii. Possono annunciare, era già notte, la stampa era corsa come a una liberazione, il premier olandese Lubbers e Jacques Delors dal podio della presidenza. Primo, un avvio di politica estera comune per quanto macchinoso, con un intermediario, l'UEO, tra un domani europeo e l'oggi della NATO. Secondo, una prospettiva almeno di difesa comune. Terzo, un avviarsi del Parlamento di Strasburgo a diventare, dice Lubbers, un vero Parlamento con poteri su più ampie aree di competenza comunitaria. Ma quarto, competenze che non si allargano nel campo della legislazione sociale che per 11 paesi. È il coniglio dal cappello del vertice, l'inattesa risposta a un no di nuovo della Gran Bretagna. Sono gli 11 a chiamarsi fuori, anzi avanti, dicono. Tra di loro e con valore solo tra di loro decideranno sui rapporti di lavoro. In 11 pagheranno anche i costi, ribatte John Major, che proclama questa una vittoria per il suo paese, specchiandosi già ieri notte nei titoli dei tabloid inglesi di stamani. Piuttosto una vittoria postuma di quanto resta di Margaret Thatcher. De Michelis valuta diversamente, un prezzo pagato ma per andare avanti. In sintonia il ministro italiano con i giudizi di Delors e Kohl, arrivati al limite, dichiara il cancelliere, era l'unica strada percorribile. Kohl che non intona proclami di vittoria, ma che quietamente si dice convinto della forza trainante, soprattutto dell'unica moneta, l'altra impresa europea da cui la Gran Bretagna resta fuori, e appare il grosso uomo più credibile del suo pari inglese.